cordiale bentrovato ai nostri amici telespettatori. Continuano gli appuntamenti di TV City Focus. Ospitiamo quest'oggi in studio con noi l'assessore Salvatore Piro, assessore alle attività produttive, alla polizia municipale, alle politiche del mare, tra le altre deleghe, ma anche e soprattutto vice segretario nazionale del Partito Repubblicano Italiano. Bentrovato assessore, grazie di aver accettato il nostro invito e bentrovato nella nostra redazione. Grazie a voi per l'invito e ai cittadini che ci Che ci ascolteranno. stanno ascoltando. Continuiamo con i nostri appuntamenti, con il nostro focus sulla città, in continuità con l'assessore Ramondo che l'ha preceduta nell'appuntamento della scorsa settimana. Continuiamo a parlare del tema rifiuti, in particolare, così come ribadito sia dal sindaco Luigi Mennella che dall'assessore Antonio Ramondo, con l'entrata in vigore il prossimo 23 ottobre del nuovo piano dei rifiuti, termina il tempo della tolleranza, oltre un mese per la comunicazione e la sensibilizzazione dei cittadini, dal 23 tolleranza zero, controlli a raffica sul territorio. Lei è deputato alla delega alla Polizia Urbana. Come sarà la gestione dei controlli in concreto? Come si esplicherà questa attività sul territorio? Allora, va detto ovviamente che è noto ai cittadini che vi sono gravi problemi di organico al settore, come un po' tutta la macchina comunale. Nonostante questo, si sta facendo un notevole sforzo per incaricare una squadra di vigili urbani dalle 4 alle 6 unità per i controlli sullo sversamento dei rifiuti. Si sta anche lavorando per definire un accordo con l'Associazione delle Guardie Ambientali, onde ottenere anche da queste un contributo molto prezioso, ovviamente, per la sorveglianza del territorio. È chiaro che non è pensabile di mettere un vigile per ogni condominio, però il nuovo sistema di rifiuti, diciamo così, come si dice, monomateriale, da un lato dovrebbe semplificare sia coloro che vanno a depositare che la società incaricata della raccolta e dovrebbe anche rendere più facili i controlli da parte sia della Polizia Municipale che delle Guardie Ambientali, con le quali spero quanto prima verrà definito il protocollo che ne consentirà l'utilizzo per le strade cittadine. Mi auguro che i cittadini sapranno, a prescindere da questa sorveglianza che avverrà anche attraverso le telecamere, in una delle ultime giunte che sono state fatte è stata definita un nuovo appalto per aumentare la videosorveglianza nella città e naturalmente i tempi burocratici per l'appalto dei lavori, per questi interventi di monitoraggio del territorio. Ci auguriamo che tra il controllo telematico, diciamo così, e quello lì fatto attraverso la sorveglianza del Corpo Municipale e Guardia Ambientale, si riesca ad avere un adeguato e sufficiente controllo dello sversamento dei nostri cittadini. Ecco, assessore, in concreto rispetto alle attività di controllo collegata, abbinata al nuovo piano rifiuti, sarà previsto un turno notturno, cioè ci sarà un turno extra, c'è cioè una fascia oraria e i cittadini che cosa dovranno aspettarsi in concreto? Beh, i cittadini dovranno aspettarsi come dire, delle pattuglie dedicate al controllo ambientale, che ovviamente saranno in azione negli orari in cui è consentito sversare, che poi ovviamente durante la giornata qualsiasi pattuglia vedesse una persona che va a sversare rifiuti, pattuglia sia di guardia ambientale che di vigile urbano, interverrebbe immediatamente a prescindere se la persona sta conferendo il rifiuto della giornata o meno. I controlli saranno quindi certamente rafforzati, soprattutto nell'orario previsto per lo sversamento, orario che, come ormai mi auguro sia a tutti ben noto, con la nuova modalità viene anche differenziato tra, diciamo, estate e inverno, in modo da consentire alle persone di poter fruire di orari più in linea con il sole, diciamo così, visto che molte persone lamentavano che
diciamo così, era troppo tardi, era troppo scuro per poter sversare, quindi è stata fatta questa modifica da parte dell'assessore al rano. Restiamo in tema di polizia urbana, ancora voce ai nostri cittadini, tante le lamentele raccolte nel corso dei servizi della nostra redazione, anche dando voce ai cittadini di Torre del Greco rispetto al problema degli ingorghi stradali, dei nodi di traffico dovuti forse anche alla contestuale apertura di più cantieri sul territorio. Una cosa che è stata lamentata più volte, l'assenza di un servizio di polizia municipale che potesse favorire, agevolare sul territorio, distribuito sul territorio, almeno nelle ore cruciali, nelle punte cruciali, lo smaltimento della linea di traffico. È possibile prevedere un turno maggiore per la Polizia Municipale? È possibile prevedere invece un servizio di questa natura, considerato che ci sono delle aree della città, soprattutto in orario mattutino e pomeridiano, che diventano veri e propri nodi e ingorghi? Diciamo che in determinate fasce orarie, fondamentalmente quelle della mattina, che le persone vanno al lavoro, l'entrata dei bambini a scuola, le scuole e l'incrocio terribile dell'autostrada viene in genere sempre sorvegliato e sempre oggetto di attenzionamento da parte di pattuglie dei vigili urbani. Purtroppo anche a me come assessore pervengono moltissime richieste di intervento di pattuglie per i motivi più svariati, che vanno dalla sosta selvaggia al blocco di passi carrabili ad interventi anche collegati alla sicurezza. Ma queste richieste si scontrano con un dato oggettivo. Il corpo attuale dei vigili urbani, a fronte di un organico che dovrebbe essere di 150 unità, almeno 150 unità, oggi è ridotto a 50 unità, 51, 52. Quasi 100 unità in meno. E di queste 50 unità, quando sono andato a parlare col dirigente Visone, con Formisano, per discutere con loro di una dell'implementamento, di una articolazione, perché io poi ho una mia idea su come debba essere articolato il servizio nel territorio. Io penso che vi sono dei punti di Torre del Greco dove dovrebbe essere garantita una presenza costante e fissa della Polizia Municipale, altre zone invece dove questa presenza non necessita in modo costante, ma in determinate fasce orarie va comunque assicurato. Penso per esempio a Piazza Palomba, a Piazza Santa Croce, al Buon Consiglio, a Sant'Antonio, cioè sono dei posti dove bisognerebbe mettere una postazione fissa, perché sono luoghi dove sia per la sicurezza dei cittadini, sia per una corretta regolazione del traffico, necessiterebbe una presenza costante. Purtroppo l'organico me lo impedisce. Vi faccio due conti proprio della lavandaia. 50 dipendenti, una decina devono, come dire, restare al comando per coprire le varie funzioni d'ufficio. I vari uffici. I vari uffici. Ne restano 40. Questi 40 vanno divisi su due turni. Significa che un turno al massimo ci sono 20 persone. Le pattuglie per legge devono essere costituite da due persone, per motivi di sicurezza ovviamente. Quindi 10 pattuglie. Quindi 10 pattuglie. Calcoliamo una media di assenze per malattia, ferie, problematiche che possono accadere in qualunque azienda, significa che tecnicamente noi potremmo contare per ogni turno di qualcosa come 6-7 pattuglie. Praticamente, per come è strutturata Torre del Greco, per come è lunga, per come è larga, per gli incroci che ci sono e le strade, è facile comprendere che 6-7 pattuglie sono assolutamente insufficienti.
Il corpo sta facendo uno sforzo notevole, anche giocando, mi consentirà il termine, con gli orari, quindi cercando di fare in modo di far accavallare i turni in determinati orari, la mattina, il mezzogiorno, dove c'è bisogno di maggiore. Ma dico una cosa che può sembrare incredibile. La domenica, a volte, quando c'è la partita, c'è un problema enorme. Perché lì non decide il comando dei vigili, ma decide la prefettura. La prefettura ordina che devono essere dislocate intorno al campo sportivo dalle 3 alle 4 pattuglie. Praticamente significa che per garantire quella copertura, oltre a dover richiamare in servizio quelli che dovrebbero stare in riposo, in ferie, la città è sguarnita. E chiaramente questo è un ordine al quale non ci possiamo sottrarre, poiché è un ordine della prefettura. Questo per far comprendere le gravissime difficoltà di gestione del servizio con questi dipendenti. E voglio fare un inciso, così non mi ripeto sulle altre domande. Il problema non è solo della Polizia Municipale. Lo tratteremo perché abbiamo altre domande, però su questa una domanda è necessaria. L'amministrazione come prevede di far fronte? Immagina attività concorsuali per implementare o quantomeno arricchire il parterre della Polizia Urbana, considerato che dalla sua stima, dalle sue stime stiamo quasi al di sotto di 100 unità rispetto all'organico assegnato per una città come quella di Torre del Greco. Assolutamente. Tutti i compartimenti e tutti i dipartimenti del comune sono sotto organico. Porto un esempio. Abbiamo approvato da poco il PIAO, un nome strano, scusate, un nome strano che serve per indicare il piano per il fabbisogno organizzativo del personale. La visione che vi è terrificante. Abbiamo 180-190 dipendenti, di cui almeno 30-40 si preparano ad andare in pensione nei prossimi mesi. Praticamente significherebbe il blocco totale dell'attività del comune. Io, che ringrazio il sindaco per la fiducia e la stima che ha riposto in me, ho una serie di deleghe, attività produttive, avvocatura, anagrafe, vigili urbani, dove il rapporto con i cittadini è fondamentale, è il front office. Tutti questi settori sono in sofferenza, abbiamo dipendenti che lavorano a scavalco in due o tre settori contemporaneamente. Ci sarebbe da capire come è possibile che in 10 anni si è passati da oltre 600 dipendenti a 180 dipendenti. È una domanda alla quale spero prima o poi riusciremo anche a dare una risposta. Visto che i concorsi erano possibili, Napoli ha fatto in 40 giorni concorsi per 1.000-2.000 posti, non ne parliamo alla Regione, il famoso concorso dei 10.000. Noi adesso ci stiamo muovendo su due fronti. Uno immediato, per tamponare anche questi 30-40 che andranno via. Le mobilità. Attraverso mobilità, manifestazioni di interesse, attraverso l'utilizzo di graduatorie di comuni vicini o meno vicini. Una serie di procedure che dovrebbero consentirci rapidamente di poter portare a torre 15, 20, speriamo anche di più, persone già formate, perché vengono ovviamente da amministrazioni pubbliche, e che quindi potrebbero immediatamente essere immesse nel tessuto dell'azienda comune. Il secondo fronte? Il secondo fronte, chiaramente questo si può fare adesso perché questo consente l'organizzazione, devo dire quasi inesistente, lasciata dalla precedente amministrazione, che non aveva sul punto deciso nulla. Un concorso di cui tanto si parla, bloccato,
probabilmente inficiato da gravi irregolarità e che non si sa se si potrà portare avanti o meno. I dirigenti e l'avvocatura stanno facendo le considerazioni al fine di evitare di commettere atti illegittimi o illeciti. Naturalmente la prima cosa che faremo, che farà questa amministrazione nei primi mesi dell'anno, una volta definito il bilancio, sarà di approvare il nuovo piano di fabbisogno sulla cui base potranno essere sviluppati bandi e concorsi di cui la città ha bisogno sotto entrambi i punti di vista, della necessità del comune di avere personale qualificato e ovviamente per venire incontro alle esigenze di tanti cittadini che si domandano, dice, ma non ci sono impiegati, non fanno i concorsi e tanti giovani sono purtroppo fuori dal ciclo produttivo. E io penso che anche in questo il comune può e deve dare una mano. Grazie Assessore. Cambiamo argomento. Assessorato del mare, assessorato alle attività del mare, è stato uno dei cavalli di battaglia del sindaco Luigi Mennella e nella campagna elettorale e anche nei mesi immediatamente successivi all'insediamento a Palazzo Baronale. Torre del Greco forse oggi ha anche superato il numero di unità marittime di Genova, diventando da secondo quasi anche il primo comparto italiano in ambito marittimo e quindi grazie alla maestria e all'arte dei suoi cittadini. Quali le attività immaginate, quali le attività già messe in campo, quali prossime ad essere varate nel settore marittimo? Allora, l'assessorato alle politiche del mare, che diciamo così è in fieri, nel senso che è stato voluto dal sindaco e dalla coalizione per sostenere la vocazione marittima della città, così come si sta valutando una figura per il turismo, che pure per questa amministrazione è visto come elemento importante ed assolutamente necessario per il rilancio economico della città. Ovviamente le politiche del mare sono strettamente collegate alle altre due deleghe, attività produttive e formazione. Dobbiamo capirci, politiche del mare non comprende, non riguarda le attività portuali, l'edilizia, gli interventi, diciamo così, di costa, gli scogli, eccetera. No, l'assessorato del mare guarda fondamentalmente a due aspetti. Di qualifica. Quello dei marittimi e quindi il massimo supporto a una categoria importantissima di cittadini torresi che deve essere accompagnata e assistita nelle tante e complesse problematiche che oggi comporta un imbarco, corsi, perfezionamenti, rinnovi, marittimi che sono costretti ad andare a Castel Volturno, a Castellammare, a Livorno per seguire i corsi, i tempi per i rinnovi, per la Biennale. Quindi sono in itinere dei progetti che debbano, come dire, fare in modo che dove è possibile, naturalmente attraverso un'interfaccia con aziende, con associazioni, eccetera, questi elementi possano essere, come dire, resi più sostenibili dal marittimo che deve ovviamente aggiornarsi come vuole la normativa. Affianco a questo, e questo rientra un po' anche nel discorso della formazione, naturalmente, visto che sono tutti corsi, aggiornamenti vari, eccetera. Dall'altro lato, sostenere tutte quelle attività che possono portare ricchezza alla città attraverso il mare. Quindi commercio, linee di collegamento via mare, attività endoportuale, progettualità collegata alle aree prospicienti. Proprio in quest'ottica, nei giorni scorsi, il sindaco ha inviato una nota alla Regione con la quale praticamente revoca la precedente missiva del sindaco Palomba e dichiara la disponibilità e l'interesse della città di Torre del Greco a prendere la gestione delle aree portuali.
anche perché l'assenza, diciamo così, del comune da questa realtà può creare problemi ad alcune importanti realtà imprenditoriali del territorio che ugualmente devono essere supportate dall'amministrazione, perché io penso che qualsiasi imprenditore che opera sul territorio deve poter contare su un'amministrazione vigile, attenta, ma amica, e che la sostenga almeno per impedire che vengano vessate o maltrattate o peggio. Ci avviamo alla conclusione, avvocato. L'assessore, alle ultime due domande. Servizi demografici, uno dei problemi maggiormente cogenti e che penso la investiranno nella quotidianità, i rinnovi delle carte di identità. Tanti cittadini, molte volte anche con la prenotazione, soprattutto per le carte di identità elettroniche, ci dicono, mi dicono, le diranno sicuramente che ci sono turni già di qui al 2024. Ma una domanda molto concreta, un cittadino che smarrisce, viene derubato, perde i documenti, ha nell'immediato bisogno del rinnovo della carta di identità, come deve fare? È un problema enorme. Un problema enorme, ovviamente strettamente collegato da un lato a quello che abbiamo detto poco fa della carenza di personale, dall'altro anche alla nuova carta d'identità elettronica che non viene fatta dagli uffici, ma per la quale, diciamo così, c'è il Ministero che attraverso una sua società di gestione le prepara e le manda. Purtroppo l'ufficio, a causa della carenza di personale e dalle problematiche collegate alla gestione, perché poi anagrafe non è solo ovviamente carta d'identità, ma anagrafe significa servizi elettorali, residenza, controlli, con il numero di persone attualmente emesse diventa estremamente complicato, anche perché vi sono dei limiti che ci dà la piattaforma del Ministero, per cui ogni giorno non si possono superare le 40, le 30, le 50 richieste o inserimenti, come lo chiamano loro, per quanto riguarda le carte d'identità. E chi la smarrisce, chi la perde, che cosa deve fare? Chi la smarrisce e chi la perde ugualmente si reca per ottenere il duplicato, ma chiaramente la trafila resta la stessa. Mi dicono che c'è stato un miglioramento, ma parliamo insomma che se prima andavano a 6 mesi, ora vanno a 3, quindi è un miglioramento insomma per me assolutamente insufficiente. Stiamo anche lavorando per vedere se una parte di queste persone che dovrebbero venire tramite le mobilità e le manifestazioni di interesse possano essere immediatamente dirottate ed inserite sull'anagrafe. Tra l'altro mi dicono che ci sono proprio dei dipendenti che lavorano all'anagrafe e che quindi sarebbero già preparati per affrontare questo tipo di battaglia. Ma è chiaro che l'elemento determinante è la scarsità di personale. E il problema non è solo per le carte d'identità, pensate al SUAP, alle licenze, al lavoro di chi deve aprire un'attività, agli interfaccia di quelli che devono fare operazioni con il suo per quanto riguarda l'edilizia. La scarsità di personale rallenta tutto. Qualcuno mi dice che un tempo c'erano difficoltà a trovare una scrivania, chi veniva assunto dal comune non sapeva dove mettersi perché non c'erano scrivanie libere. Oggi è difficile trovare una scrivania occupata. Se voi andate per il comune è una stretta al cuore, e io che lo conosco da tanto tempo, eppure il dottor Perillo sa che è veramente avvilente andare al comune e vedere quelle stanze vuote. Altri tempi, altri momenti, e speriamo di riospitarla nuovamente in studio con una pagina più felice che veramente veda una rifioritura nell'ambito della nostra attività amministrativa per la città di Torre del Greco. Siamo veramente sulle battute conclusive. L'assessore Salvatore Piro è anche vice segretario nazionale del Partito Repubblicano Italiano. Apriamo una brevissima finestra di respiro di politica nazionale. Qual è il ruolo del Partito Repubblicano nell'organigramma, nell'organizzazione del governo
governo attuale, del governo Meloni, quali le maggiori iniziative in campo, ovvero dove è focalizzata l'attenzione del Partito Repubblicano. L'attenzione del Partito Repubblicano è focalizzata fondamentalmente sui principi basilari dello Stato. Noi non abbiamo partecipato a coalizioni né di destra né di sinistra nelle ultime elezioni, anche in quelle precedenti, dico la verità. Siamo presenti sul territorio perché i repubblicani non sono mai stati un partito di massa, sono sempre stato un partito abbastanza particolare, nel quale si riconoscono professionisti di un certo livello, i quali cercano di strutturare proposte che siano di pungolo alle amministrazioni centrali. Lo facciamo attraverso una serie di rapporti, alcuni ministri attuali sono stati repubblicani, quindi non sono certo i rapporti che mancano né le qualità. Ovviamente in questo momento vi è molta attenzione sul PNRR, vi è molta attenzione su questa riforma Calderoli, che noi riteniamo non vada nella direzione giusta. Per carità, noi come repubblicani abbiamo detto da tempo che una maggiore semplificazione sui comuni che sono troppo piccoli, sulle province che devono essere abolite, però la modalità con la quale si sta muovendo il governo nazionale ci sembra possa essere foriera di danno. Io ringrazio l'avvocato Piro per essere stato in nostra compagnia, le rinnovo l'invito a ritrovarci nelle future trasmissioni, nei futuri appuntamenti del nostro format TV City Focus. Ringrazio la regia, i nostri amici telespettatori che ci hanno anche questa settimana accompagnati, scelti e ci hanno seguito, e a tutti quanti voi do appuntamento alla prossima settimana. Arrivederci da Salvatore Perini. Grazie, buonasera.